La Stagella Team Monza si prende in rimonta la vittoria 2-3 sul campo della Savino del Bene, rompendo un tabù che vedeva le Brianzole mai vittoriose nelle gare disputate nella casa di Scandicci. Successo al tiebreak per la Monza di coach Parisi, che torna nel palazzetto che lo ha visto protagonista per 2 anni e gioca un tiro mancino alla sua ex squadra. Pensare che Scandicci aveva vinto il primo set per 25-15, portandosi al comando della gara. Nel secondo set però è arrivata prontamente la reazione di Monza, con la squadra di Parisi sempre avanti e in grado di aggiudicarsi la frazione per 21-25. Nel terzo set invece la Saugella Team Monza ha aperto con 3 ace dei Miners, mantenendo il vantaggio per gran parte del set, salvo poi farsi recuperare sul 19-19 per il primo pari del set, prologo dello sprint finale di una Savino del Bene che chiude la frazione a suo favore con 2 punti di peso che valgono il 27-25. In vantaggio per 2-7-1 la formazione di Cristofani subisce ancora la rimonta di Monza, con la quarta frazione di gioco che vede le Brianzole sempre avanti e raggiunte solo nel finale di set da una Savino del Bene che riesce a portarsi in avanti per 23-21, ma che si deve comunque arrendere per 23-25 colpita da 2 ace di Squarcini, che consegna il tie break a Monza. L'ultimo e decisivo set se lo aggiudica con autorità la Saugella Team Monza, che si impone 9-15 vincendo la seconda gara al tie break nel suo campionato e conquistando così 2 punti in classifica buoni per agganciare Casalmaggiore al 5° posto. Per la Savino del Bene invece arriva un punticino con cui la squadra di Cristofani accorcia sul 3° posto di Novara, ora in vantaggio di 2 lunghezze sulle scandicesi. Mercoledì, nel match infrasettimanale del Pala Igor, così Novara e Scandicci si giocheranno la 3ª piazza in classifica. Per Monza invece il 5° turno di campionato coinciderà con la sfida contro Caserta.